Wind Music Awards 2011, i premi delle due serate. Lo scorso 27 e 28 maggio all'Arena di Verona si sono svolti i Wind Music Awards 2011. La kermesse è stata condotta da Vanessa Incontrada e da Teo Mammucari. L'intero evento sarà trasmesso su Italia 1 in prima serata il 7, 14 e 21 giugno. Quest'anno la kermesse ha dovuto affrontare un po' di difficoltà. La prima serata, infatti, si è svolta sotto una pioggia incessante, mentre la seconda serata ha visto Vanessa Incontrada avere un incidente di percorso. Sembra che la bella e simpatica conduttrice sia scivolata nel backstage, sfogandosi una caviglia, e per questo motivo ha condotto la seconda serata seduta su uno sgabello. Vi è stato però anche un altro elemento che ha disorientato il pubblico. A causa infatti della messa in onda televisiva della kermesse prevista per il prossimo giugno, Vanessa Incontrada e Teo Mammucari in diverse occasioni sono stati costretti a lanciare la pubblicità sorprendendo tutti i presenti. Nel corso delle due serate si sono esibiti tutti i protagonisti del panorama musicale attuale. Tutti gli artisti presenti hanno ricevuto un premio dall'associazione di categoria. Tra i presenti vi erano anche Negramaro, che hanno proposto il brano Basta Così in duetto con Elisa. Vi erano anche Subsonica, che sono stati premiati da Francesco De Gregori, mentre Biagio Antonacci si è esibito con Club Dogo per il brano Ubbidirò. Sul palco dei Music Awards 2011 vi è salito anche Gigi D'Alessio, che ha ricevuto i fischi del pubblico probabilmente a causa della sua decisione di appoggiare alcuni candidati per le amministrative di due grandi comuni italiani. Alla rassegna hanno partecipato anche i Modà, che hanno ricevuto diversi premi, come il Digital Song per i brani Arriverà, La Notte e Sono Già Solo, mentre per il loro album Vive Romantici hanno ricevuto il disco multiplatino. I Wind Music Awards 2011 hanno assegnato il premio alla carriera a Gino Paoli, che ha chiuso la kermesse riproponendo il brano Senza Fine in duetto con Renato Zero, il quale a sua volta ha proposto una splendida interpretazione di Sapore di Sale.